Scusate, ma non c'è nessuno qui. Che è successo? È caduta una persiana da questo appartamento. Un disastro. Sono morte due persone. Ho chiamato i pompieri e sto aspettando che arrivino. Io sto guardando qua, sto controllando, ma... Sono questi. Questa qui. Ecco, 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 arriva. Mamma, vai a casa per favore, non c'è niente da guardare. Vedi cosa è successo? Cosa è successo? Oddio, carabinieri. Cosa fa questo genere? Scusatemi, signore, che ci abita in questo appartamento? Questo è l'appartamento dell'avvocato Massimo Di Giovanni. È il proprietario di tutti e due gli appartamenti. Lui e la moglie abitano in questo, ma questo qui è sempre stato chiuso, non abbiamo mai visto nessuno. È rimasto sempre chiuso questo appartamento. Effettivamente non si è mai visto nessuno. No, ma cosa è successo? Mi può dire, per favore? È cascata una persiana. Oddio. Sono morte due persone. E una in fin di vita all'ospedale. Strana questa serratura. Qui c'è qualcosa che non va. Sembra che ce ne sia un'altra, guarda. C'è una serratura esterna. Quindi se c'è qualcuno dentro non può uscire. Pronto? Avete provato a rintracciarlo? Sì, no, si chiama Massimo Di Giovanni, è un avvocato. Non l'avete trovato. Allora noi si forza la serratura. Dobbiamo entrare. Allora possiamo forzare la porta? Ok, allora noi entriamo. Sì, ok. Vado a prendere gli attrezzi. No, non è possibile. Bravo. Fate passare. Lasciamo lavorare i pompieri. Ecco qui. Ho capito, non fa la confusione. Prego, prego, entrate. Noi non abbiamo toccato niente. Eccolo, è quello. Tutto. Dite che cosa è successo. Sì, ci sono quelli che lo sentivano, stanno analizzando tutto. Uscite subito. Avete sentito? Dai, forza, uscite subito. Per favore, fuori! Fuori! Lei è sordo? Non ha capito che deve uscire fuori. Stai bene? Guarda, siamo tutti sconvolti, non crede? Ma ti vuoi sedere? Vieni, vieni a sederti, ti do un bicchiere d'acqua. Vai a prendere un bicchiere d'acqua per questo ragazzo. Guarda, il legno è marcio qui, guarda, e poi le cerniere sono allentate. Mancanza di manutenzione. Sì, acqua piovana, escursioni termiche. Eh sì, un perfetto mix che ha fatto arrugginire le cerniere e marcire il legno.
Scusate, ma anche qui è colpa dell'acqua piovana e delle escursioni termiche. Ma in questa casa le cerniere sono tutte graffiate. Ma che ci sono i roditori qua? Vai, scusa, vieni. Sì, tranquillo, hai bevuto, Latte cappuccino a colazione, No. Dove vai? Scusami. Ti offendi se ti lascio qualcosa? Qui abbiamo l'ingresso. Buongiorno, lei è il dottor Massimo Di Giovanni? Che volete? Lei è il proprietario dell'immobile al terzo piano in via Francesco Crispi al numero 27? E perché? Come perché? Lei è il proprietario, sì o no? Non capisco questa domanda. È così complicato rispondere sì o no? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Lei sa cosa è successo oggi, vero? Ma sicuramente è stato accidentale. Una terribile tragedia. Lei non era in casa e siamo stati costretti a forzare la porta.
Giorgia! Giorgia, vieni! Io a casa mia faccio quello che mi pare. Avete commesso una grave violazione di domicilio. Nessuno può dirmi quello che devo fare e quello che non devo fare. A casa mia le leggi le faccio io. È casa mia! Avvocato, tutto a posto? Io comprendo il suo strazio, ma dobbiamo farle delle domande. Le ripeto che abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti. Cosa volete da mio marito? Che domande volete fare? Noi non abbiamo tempo, dobbiamo uscire. Andate via! Zitta! Stai zitta! Stai zitta! Zitta, t'ho detto mille volte di non presentarti in quest'aglia! T'ho detto mille volte! Ti affermo con le mani, per favore. Oggi sto troppo nervoso, amore. Calmati. Calmati! Ma cosa gli avete detto, maledetti? Maledetti, cosa gli avete detto? Signora, stia attenta al suo linguaggio. Faccio finta di non aver sentito. Possiamo andare avanti, per favore? Vogliono sapere qualcosa che riguarda anche te. Dicevo che comprendo il suo stato d'animo, ma deve fare un piccolo sforzo e rispondermi. Che vuole sapere? A questo punto deduco che lei sappia tutto. Oh, io lo so da 20 anni. Avrei voluto vedere voi al posto mio. Non gli abbiamo mai fatto mancare nulla. Ma l'avete trovato lì? E allora perché non me l'avete portata a casa? Ma di cosa sta parlando? Di chi sta parlando? Ora questa la paghi te. Ma che cazzo stai facendo? Ma sei scemo? Dai, togliti dalle... Dai, vai. Da dove è spuntato questo? Hai capito? Che cazzo è? Dai, muoviti. Che cazzo stai facendo? Guarda che non ci sono i sensori. Esci? Dai, togliti dalle palle. Testa di cazzo. Guarda sto scemo. Ehi, biondo! Biondo! Hai dimenticato questo? Non sei una bicicletta? No. Sarebbe per chiamare mia madre. Thank you.
Buonasera. Come ti chiami? Ho fame. Tranquillo, ti daremo da mangiare, però prima dici come ti chiami. Hai documenti? Io devo vedere lì. Sai cosa è successo, vero? Sì, lo so. Io sono Raul. Di Giovanni? Sì, esatto. Devi venire con noi adesso. Dai, vieni con noi. Io ho fame. Vieni. E qui in via Matteotti. Ah, l'avete trovato? Sembra tranquillo. Tra 10 minuti vi mando una volante degli assistenti sociali. Va bene, vi aspettiamo. Dove sono i miei genitori? Io voglio annunciare quello che mi porta mia madre. Mi potete chiudere la finestra? Non ho male gli occhi. Io devo aprire la porta. 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 Io devo aprire la porta.